Felice di essere anche oggi in vostra compagnia e soprattutto di collegarmi per la prima volta in questa edizione di Cara Francesca con un paese molto lontano. La persona con la quale sto per parlare è uno spirito libero, un animo poetico, oserei definirlo un artista della natura. Vive a Curridabati in Costa Rica e si chiama Virgilio Vidor. Ciao Virgilio! Ciao, come stai? Ciao Francesca! Ma che bella voce squillante! Hai sentito che presentazione che ti ho fatto? Uno spirito libero, un animo poetico, un artista della natura. Adesso ci spiegherai di cosa ti occupi. Prima però vorrei capire, Virgilio, una persona come te guarda sempre Rai Italia e come mai mi hai scritto? Sono curiosa. Ti ho scritto perché la parola più importante per me è passione e quando tu annunciavi che la gente si contattasse con te per le sue storie hai usato la stessa parola e quindi per me è stato fondamentale. Ti ringrazio perché ci tenevo molto che quella parola nella nostra pubblicità per invitarvi a scriverci risvegliasse proprio quello che voi poi volete esprimere e raccontare a me e al nostro pubblico. Dove si trova Curridabat esattamente? Curridabat sta in Costa Rica, vicino alla capitale San José. Tu dove sei nato? Perché non riesco a capire bene dall'accento, Virgilio, mentre vediamo qualche foto dal tuo album dei ricordi. Di dove sei? Io sono nato a Roma, i miei genitori sono veneti, e è la cosa è un po' strana. Quando devo rispondere, presentare, a volte mi esce fuori l'accento veneto e a volte il romano, ma è una cosa strana. È vero, parli un po' romano e un pochino in veneto. Ci sono delle belle foto dal tuo album dei ricordi, una di te proprio piccolo piccolo con questo ciuffetto così carino e un'altra... Si chiamava la banana quel ciuffetto ai tempi. La banana e un'altra di te con delle tartarughe, come mai proprio le tartarughe? So che ne avevi tante, dove sei qui? Ah sì, ne avevo molte, le tartarughe per me, non so perché, ma è un animale... è importantissimo, io me le sogno anche di notte, c'è un sogno ricorrente con le tartarughe. E poi un animale che piace molto la natura, che porta fortuna, che ti piaccia la natura, questo si percepisce dalle prossime foto che vedremo. Vorrei che tu mi descrivessi Virgilio Vidor e prima però ti faccio un'altra domanda: quando sei arrivato in Costa Rica? E poi abbiamo una tua descrizione. Sì, io sono arrivato in Costa Rica nel 1972, in dicembre. Siamo partiti dall'Italia, tutta la famiglia. Ecco, ti stiamo vedendo col tuo papà, siete su un treno, ma è un po' insolito perché i ragazzi alla tua età in Italia, negli anni 70, sognavano la California, c'è anche una famosa canzone. Tu e tuo fratello addirittura in Costa Rica ci avete portato mamma e papà, quindi il contrario, sono i genitori che hanno seguito i figli. Nel frattempo abbiamo visto una foto dei tuoi genitori in dei vitigni che anticipano quella che è la tua grande passione, perché tu nella vita ti occupi, correggimi se sbaglio, di assistenza tecnica per progetti di sviluppo internazionale, ma la tua grande passione è un'altra. Allora ti ho chiesto chi è Virgilio Vidor, descrivimelo tu e così arriviamo anche a capire qual è questa tua grande passione. Guarda, io mi definisco un artista della natura, è un po' difficile, sai, parlare di se stessi, comunque lo so. Sono innamorato della vita universale e i suoi misteri. Fin da piccolo mi sono comunicato con la natura e ci ho sempre vissuto dentro. Non so come spiegarlo, sì, sì, però è facile, sai, arriva molto
arriva molto forte questo tuo messaggio, perché sei anche uno spirito per certi versi un po' ribelle. Qui vediamo una foto, sei a dorso nudo negli anni 70 all'interno di quello che poi è stata la vostra azienda, come la potremmo chiamare, qual è il nome esatto? Era sì, un'azienda non grande, ecco. E poi era anche un centro sperimentale di viticoltura. Centro sperimentale di viticoltura, e qui tu a dorso nudo, con le braccia conserte, parli con il Presidente della Repubblica del Costa Rica. Sì, è così. È proprio così. Beh, siamo tutti uguali, no? A torso nudo va bene, no? Fa caldo. Allora, quello che è sempre stato il tuo sogno di tuo fratello non era quello di portare le uve in Costa Rica, ma quello di produrle, tra l'altro, non per vendere del vino. Spieghiamo esattamente quello che avete fatto, e poi c'è un aneddoto molto carino riguardo una canzone. Vai Virgilio. Guarda, abbiamo fatto... abbiamo cominciato da circa, sono 43 anni ormai che iniziamo a Praia Panamà la ricerca per produrre l'uva, però c'hai ragione tu, l'abbiamo voluto fare in modo diverso dal solito. Invece di adattare le nostre uve tropici, con risultati poi quasi sempre inferiori all'uva del Mediterraneo, perché è così, certo. Abbiamo scelto la via più difficile, la costituzione dell'uva tropicale proprio, attraverso ibridi con le uve autoctone, che sarebbero altrimenti molto acide, ed altre, anche altre uve che troviamo nella zona, eccetera. Fantastico. Per riuscire a produrre la vera uva locale, più resistente e di miglior qualità. Ma che meraviglia, ci tengo a dirlo che poi ne scaturisce una piccola produzione di vino per voi, diciamo, per la famiglia. Chiaro. Quindi non è un progetto di vendita, c'è molto di più, c'è una ricerca, sperimentazione, un'appartenenza culturale al territorio. Chiaro, chiaro, perché se noi facciamo l'uva locale, nasce tutto, c'è tutta una cultura locale che viene fuori. E la gente del Costa Rica alla fine ha origini americane e europee. E con l'uva io sto facendo lo stesso, cioè, capito? Quindi... Sì, Virgilio, allora, prima di andare avanti, perché poi mi racconti questo aneddoto carino della canzone, vorrei far vedere questo video, così capiamo anche dalle parole che tu usi e da come ti muovi tra le tue viti, l'amore che c'è tra te e quello che stiamo per vedere. Ciao cara Francesca! Ti voglio far vedere a te e a tutti gli italiani nel mondo il risultato della mia passione per la viticoltura tropicale. Io vado dove vogliono le viti, non ci crederete, ma non esistono limiti umani al mio lavoro. È molto facile, basta fare quello che ti dicono le viti. Questa è una mia selezione della varietà Isabella, con caratteristiche di dolcezza maggiori. Questo è l'ibrido Mammarina, dolcissima, con sapore di frutti tropicali. Qui in Vitis Vidor ho anche una banca genetica, ci sono qui perlomeno 500 ibridi. Questo pezzo qui l'ho chiamato la terra della dolce attesa. Questo è il nipote più bello del mondo, Adriano. Ciao cara Francesca! Ma che bello, complimenti, questi sono gli italiani nel mondo, ecco, queste sono le storie che ci piace anche raccontare, che non potrebbero arrivarci se voi non ci scriveste. C'è un ibrido anche che hai dedicato a tuo nonno? Sì, è un abbiamo fatto migliaia di ibridi, però anche severe selezioni, e alla fine abbiamo vari tipi, tra i quali c'è il nonno Giovanni, che è dedicato al mio nonno, che era un grande viticoltore. E poi c'è un altro che lo sto chiamando Mammarina, che ancora stiamo finendolo di provare, e poi altri che hanno sigle, eccetera. Che bello, senti Virgilio, qual è l'aneddoto della canzone? Cosa accadeva anni fa? Cosa combinavate tu e tuo fratello quando vendevate i prodotti della vostra terra? Tu ridi, io già so, fai ridere anche il pubblico. Sì, io e Peppe mio fratello... niente, andavamo con la Jeep a vendere frutta, anche uva, eccetera, verdure sulla spiaggia alle signore, e quindi ogni $10
il valore corrispondente a $10 cantavamo una canzone, $20 due canzoni, la canzone italiana. Italiane, eravamo... Che belle queste foto, queste poi d'epoca sono fantastiche. Allora abbiamo un minuto, io lo lascio a te. Tu vuoi fare un appello al nostro pubblico, perché so che c'è una caratteristica che ci accomuna. Tu rispondi a tutte le persone che ti scrivono e ti contattano. Allora sei su Facebook, quindi potrete trovare Virgilio Vidor su questo grande social network Facebook, e tu vuoi fare un appello perché magari questi tuoi progetti possono interessare altri giovani o degli studenti o chi come te ha questa passione. Prego Virgilio. Sì, grazie. Sì, io ho una grossa rete sociale che mi segue e che mi aiuta con informazioni e dati. Non sono assolutamente egoista, ho un mare di studenti, di agricoltori, professionisti, donne, uomini, nonni, nonne, ragazzi che mi aiutano con entusiasmo, specialmente nella ricerca di vitigni locali, sia selvatici o no, e per arricchire la mia banca genetica e le informazioni. Quindi chi vuole contattarsi con me sarei felicissimo, per in maniera che tutti insieme compiamo questo sogno. Ma Virgilio, veramente, grazie per avermi iscritto, la televisione serve anche e soprattutto a questo, a mettervi in contatto, quindi continua così, io sono veramente molto felice di averti conosciuto, grazie per seguire Rai Italia, continua logicamente a essere in contatto con noi, qualcosa mi dice che ci risentiremo, che non lo so, qualcosa nascerà, perché queste storie sì, sono... è un po' corta la trasmissione, eh? Grazie Virgilio, un saluto, non so se ci sono altri italiani a Curri d'Abate, ce ne sono sicuramente tanti altri in Costa Rica, un abbraccio e un bacio dall'Italia, buon tutto, ciao! Anche a te, ciao, baci, ciao, ciao, ciao! Grazie, io oggi non ce la faccio a darvi gli indirizzi, ma capite bene che questa storia meritava attenzione, per me lo meritano tutte, io farei un programma in onda 24 ore su 24, per ora comunque va bene così. Grazie a tutti, buona giornata, noi ci rivediamo per una nuova puntata di Cara Francesca, ciao!